ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo 47esimo episodio della serie di Minecraft. Ragazzi, ho delle ottime fottute notizie. Guardate cosa ho finalmente nell'inventario. Teschio di scheletro del Wither. E voi direte, Stepney, ma te ne mancavano due. Eh sì, lo so, però da quanto è che non faccio un video su questo Minecraft? Da tanto. Perché? Perché volevo avere tutto prima di tornare nel mondo normale. Oh, cazzo. Ragazzi, il portale si è spento! Oh mio Dio, come facciamo a tornare indietro adesso? Abbiamo bisogno delle fiamme. Come facciamo a portare le fiamme al portale? Abbiamo questo portale? Potremmo utilizzarlo? Oh mio Dio. Perché quel portale all'interno è spento? Non ci voglio credere, se è sfiga comunque. Oh signore, meno male c'era il doppio portale. Se no rimanevamo bloccati per sempre nel Nether. Ma perché si è spento il portale? Non ne ho la minima idea. Allora ragazzi, ho un monte di cose da dirvi, perché ho giocato tanto in questi giorni, perché sono tornato nel Nether più e più volte per cercare appunto le teste di Wither. Una ce l'ho qua, di scheletro di Wither, scusate, e un'altra è qua. E la terza, ovviamente, non so se ve lo ricordate, probabilmente molti di voi lo ricorderanno, è incorniciata qui, nel nostro bellissimo quadro, perché adesso la prenderemo, ne abbiamo tre. Sento uno zombie, dove sei zombie? Zombie, where are you? Where are you fucking? È qui dentro. Ah, non c'è qui dentro. Allora non so dov'è. Vabbè, qui comunque chiudi. Sarà qui sotto? Neanche qua sotto. Va bene. Ah ragazzi, allora, a parte c'è Minecraft 1.8 e c'ho tantissime cose da farvi vedere, le ho messe là sopra. Anzi, una posso già farvela vedere in anticipo. Che è, guardate, avevo anche la roba già pronta qua. È una cosa del genere. Senza questi due, con questo al centro. Esatto, il supporto per le armature. Ora, io ho qui due blocchi di diamante. Potrei trasformarli e fare una cosa molto carina, ma molto, molto bellina. Che non so neanche se... Aspettate, Due blocchi sono 18. Quindi in realtà a me manca ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mancano 6 diamanti. Li ho 6 diamanti? Non ho 6 diamanti. Ho questo, sì, spacco questo. Spacco questo, tanto dovremo tornare in questi giorni in miniera, perché è stato aggiunto un nuovo materiale, che non mi ricordo come si chiama in questo momento. Però ora volevo farvi vedere questa cosa e ve la voglio far vedere. Quindi sistemo questo, piazzo il supporto per le armature in camera e lo metto... Boh, lo posso mettere anche qui. E ci metto sopra pantaloni. Guardate Ganzo, e il metto pantaloni, scarpettine e corazza. Ah, è bellino. E se ce lo mettiamo, ragazzi, vi faccio vedere, se ce lo mettiamo brillante, sbrillucina pure. Una cosa molto... Oh, oh che cazzo, non volevo romperlo. Vabbè, risistema tutto, rimettiti l'armatura addosso, rimetti scarpette, elmetto, corazza e pantaloni. Tanto un'armatura di diamante fa sempre comodo, noi servono le armature. Allora, siamo anche a livello 30, per fortuna, ho notato. E adesso dovremo... Oh, chi era? Chi era che ha fatto quel rumore? Ragazzi... Calmi, non vi agitate, vengo in pace. Dove ho la Soul Sand? Dove ho la Soul Sand? Eccola qua, sabbia delle anime. 4, ma se non sbaglio ne avevo altra anche qua. Non vorrei dire una cavolata. Esatto, altri 7. Non so quanti me ne servono, quindi ne prendo 11. Mi sembrava me ne servissero 1, 2, 3, 4. 4, 5. 4 forse. Eccolo qua, il mio video è questo. 1, 2, 3, 4. 4 ne servono. Dormiamo, perché è notte, quindi conviene dormire, perché se no scendiamo e prendiamo pure le mazzate dagli zombie. E andiamo innanzitutto a prendere questa roba che ho lasciato qua su, ovvero della lana per costruire il... aspettate, questa qua. Intanto prendo tutti questi assi perché ora vi spiego. Sono state aggiunte, come vi ho detto, no? Delle nuove cose con la patch. E si possono fare delle nuove porte. Allora, porta... Oh, porta di betulla. Con 6 legno se ne fanno 3 adesso, ok? Poi, porta d'abete. Via. Con 6 legno se ne fanno altre 3, di abete però. Sono diverse queste porte, adesso ve le faccio vedere. Vabbè, ci sono queste qui di legno scuro, che è di quercia nera. I diamanti è meglio se non me li porto dietro. Il mogano, che è quel legno arancione che si trova nella savana, che ho qui dietro casa. Metti qua. E poi l'ultimo, ah no, questa è la hascia, il mogano è un'altra ancora, ok, scherzavo. E la porta da hascia. Ora, io vorrei farvele vedere tutte, quindi le metto un attimo... Così, per sistemarvele una per una. Sono molto carine, questi aggiornamenti penso siano molto importanti. Dovrebbero farli più spesso e con più cose. Guardate, queste sono tutte le nuove porte. Non ho dimenticata una. Che si possono avere in Minecraft.
sono davvero carine rispetto a quelle classiche, queste qua che sono boh, ormai passate di moda. A me personalmente piace tantissimo questa. Questa sembra la cella di una prigione, quindi probabilmente verrà utilizzata per quella. Queste due sono le più carine, secondo me. Questa fa veramente schifo. Questa fa schifo. E questa sta tipo per la cantina. Ma questi zombie dove sono? Boh, non lo so, vabbè. Buono, dai, lasciamo questa roba. Andiamo giù. Via, 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 leva tutto. Prendi questo, prendi questo, prendi questo. No, non andiamo giù, col cavolo andiamo giù. Prima devo potenziare l'arco. È vero, mi ero scordato. Me ne ero dimenticato, ragazzi. Devo potenziare l'arco. Perché per sconfiggere il Wither avremo bisogno dell'arco. E l'altro arco l'abbiamo perso, io credo, quando andammo nel Nether. Nell'Endworld, scusate. Aspettate, prima però, lanciati un attimo laggiù. Voglio controllare, perché qua... Esatto, ci sono sempre degli archi, più o meno buoni. Potenza 3, fiamma 1, però sono quasi tutti distrutti, quindi... Non credo ne valga la pena di sistemarlo. Ma dove sono questi zombie? Io sento un rumore atroce. Non è che è qua dentro? Ciao, sei qui? Oh, cos'era quello? Cos'era quello? Madonna, mi sto terrorizzando. Ah, qua dentro non c'è. Posso anche controllare da sopra. Ma non penso sia qui dentro. E invece è qui dentro. Ciao bellino, come stai? Ti do una botta sola, non ti voglio ammazzare. Anzi, ti tappo e se no ti bruci. No, come minimo sta morendo lo stesso. Infatti sta morendo. Allora, uccidiamo questi schifosi. Ah, tra l'altro non... Cioè io mi dimentico sempre, ma non devo utilizzare questa spada per farmare. Ho le spade e mi sono rimaste poche, tipo 3, esatto, 3. Vediamo se... Riesco in qualche modo a saltare su senza morire. Ce la farò? Comino faccio un fail incredibile, perdo tutti i livelli. E mi offendete. No, forse è meglio non farlo. Oh! Ok. Ci possiamo provare però. Usiamo l'ascensore, vai, molto molto meglio. Anzi, prendi piuttosto le bistecche. Mangia le bistecche. Dopo dobbiamo andare a prendere la lana bianca dalle pecore. Sali su, veloce veloce. E andiamo a potenziare quest'arco. Ah, potevamo prendere le frecce nel frattempo. Vabbè, mi sono dimenticato. Le prendiamo appena scendiamo. Mettiamo questo qui. Speriamo ce lo dia buono buono. Cos'è questo aggeggio? Tre lapislazzuli servono? Ragazzi, che cosa è successo al libro degli incantesimi? Oh mio Dio. Allora, andiamo là. Dovrei avere dei lapislazzuli qua dentro, vero? Ne ho sette. Sono sufficienti? Boh. Non mi ero mai reso conto che ci fosse sta cosa dei lapislazzuli, quindi o l'hanno messa adesso o io sono matto e non l'avevo mai vista. Abbiamo il monte di ferro. Boh, vabbè, facciamo finta di niente. Allora, lapislazzuli, metto qua, metto questo qua. Arco potenza 4? Punto interrogativo. Boh, vediamo. Potenza 4, impatto 1. Non male. Non male, questa cosa è molto, ma molto ganza. Potremmo rivalutarla, potremmo rivalutarla. Va bene, allora torniamo là. Dobbiamo prendere le frecce. E poi andiamo giù nella trappola che abbiamo creato per il Wither. Muori. Guardate quante ne abbiamo, 60. Vabbè, le frecce non mancano mai, eh. Posso anche lasciare. No, le patate me le prendo. Prendo anche altri archi in caso mi si dovesse rompere il mio. Non è una brutta idea, eh no. Anzi, è un'ottima idea. Ho anche la carota con il bastone. Per andare a cavalcare il nostro carissimo Porky Pig. Si fa a fare una cavalca. Andiamo, dai. È da tanto che lo cavalchiamo perché l'ultima volta non avevamo portato la carota, ce l'avevamo dimenticata in casa. E quindi andiamo, dai. Poi dopo devo tosare anche tutte queste pecoracce. Brutte, brutte, brutte. Ah, ve l'ho detto, no? Volevo fare il coso per. Andiamo! Alla riscossa! Pepepe! Ma la carota gli serve per dargli da mangiare. Ok, ma saltano, i maiali non saltano, peccato. Peccato che i maiali non saltano. Vabbè. Pace, dettagli, dettagli. Andiamo giù, abbiamo perso fin troppo tempo. Fin troppo. È qua, vero? Giù per il Wither! Io ho paura un po'. Sinceramente ho un po' paura. Perché molti di voi mi hanno detto, Stepri, se il Wither dovesse sfuggirti di mano, la tua mappa è rovinata. Perché lui distrugge tutto. Quindi, cioè, mi avete messo un po' di terrore, sono sincero. Vabbè. Vediamo, speriamo bene. Ragazzi, speriamo. Sarà abbastanza lungo questo tunnel. Spero di sì, ragazzi. 1, 2, 3, 4. Le teste. Una, due. Questo momento, ragazzi, resterà per sempre nella nostra storia, nella nostra avventura e nella nostra serie di Minecraft. Perché io, nei miei mondi normali, non ho mai sconfitto il Wither. Capito?
Perché ho 27 livelli, ragazzi? Se ho incantato l'arco a 30 livelli? Oh mio Dio, cosa è successo? Boh, non lo so. Vabbè, pronti? 3, 2, oddio, paura. 1, via. Oddio, sta nascendo. Impresa compiuta, inizia. Oddio, questo spacca tutto ora appena nasce. Appena nasce esplode, siete pronti? Subito, eh? Con le frecce. Boom. Vai, colpiscilo. Colpiscilo. No, vedete perché vi avevo detto che ce l'avremmo fatta? Perché lui va bene e distrugge tutto, ma gli ci vuole del tempo. E noi nel frattempo abbiamo fatto tutto il percorso, che è il percorso della sua morte. Sono soddisfattissimo. Sono soddisfattissimo. Siamo già a metà vita. Mi sa un po' di barare così, però... Cosa? Perché le mie perché le mie frecce non gli fanno più niente? Perché sta riprendendo energia? Oh mio Dio. È immune alle frecce. Che cavolo? Oh signore. Oddio, sto spaccando tutto. Oh, sta per finire il tunnel. Ragazzi, se finisce il tunnel si è rovinati, Vi prego, ditemi che sta per morire. Muori, schifoso. Muori, schifoso. Muori. Oddio, dai, 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 dai. No, 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 no. Muori, 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 muori. Impresa compiuta. Ce l'abbiamo fatta. Ci si è fatta. Oddio, il tunnel era quasi finito. È stato più veloce del previsto. Pensavo andasse più piano. Guarda qua. Guarda qua, ha distrutto tutto. Bellissimo. È veramente epica sta cosa. Questa è la voragine che ha creato il Wither. Immaginatevi se l'avessimo liberato nella zona sopraelevata di casa. Ci avrebbe distrutto tutto. Però questo pietrisco lo voglio prendere. Non voglio che vada sprecato, quindi lo raccatterò. Anzi, in teoria... No, vabbè, ora vado a fare la gallina. Dove che caga l'uovo di Ender. Però, in teoria, dobbiamo cercare anche materiali nuovi. Non so cosa servano, non mi sono informato. Mi avete detto che sono stati inseriti i conigli, è vero? Cioè, i conigli servono cosa ganzissima, perché posso chiamare un coniglio in un modo particolare. Anche perché il mio cognome, vabbè, mi chiamo Lepri di cognome. Lepri e conigli sono simili, no? Si può mangiare la carne di ovino? Se non dico una puttanata. Mi sembra la verità, eh. Comunque abbiamo la stella degli inferi. A cosa cavolo serve la stella degli inferi? Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Però abbiamo fatto una gran cosa oggi. Sono contento, sono davvero contento. Vabbè, bene, allora lasciamo qualcosina qua sotto. Perché abbiamo tutto pieno, tipo questa roba qua. Lascia le spade. Lascia la verruca. Le frecce le possiamo lasciare. La lana mi serve. L'uovo, il coso dell'uovo lo volevo fare al piano superiore. Mi servono però le lane bianche. Ho le lane bianche? Fa vedere. Ho le cesoie però. Cesoie vuol dire avere lane bianche. Allora, pota. Pota le pecore. Potale tutte, dai. Dammi un po' di lana. I need a lot of lana. Lì c'è la pecora che crede di essere un maiale. La chiameremo... Pecore si dice sheep. Maiale si dice pig. Sheepy. Potremmo chiamare quella pecora sheepy. Però abbiamo bisogno della targhetta. Madonna, fanno un macello queste pecore, incredibile. Ci basterà questa lana? A voglia, penso di sì. Penso che sarà più che sufficiente. Sì, sì, a voglia, voglia. Andiamo, andiamo, andiamo. Si può anche andare, poi devo dare i nomi anche ai cani. Devo fare... Cosa? Perché il collare... Porchi... Ragazzi... Ragazzi no, aspettate, perché adesso in questo momento sono confuso. Perché il cane si chiama Porky Pig e il maiale non ha più il nome? Oh mio Dio. Che cosa sta succedendo? Ora vado dalla pecora e la pecora... ora vado dalla mucca, non si chiama più Groom. Ma la mucca si chiama Orsi e Orsi si chiama Groom. No, Orsi è Orsi e Groom è Groom. Ciao Groom, tutto bene? Sono a posto. Ma se faccio accoppiare due mucche e una è ribaltata, che diavolo succede? Dovremmo provare a fare questi esperimenti tipo scienziato, tipo Mendel. Vabbè, lascio le cesoie, ci serve la lana rossa. Ditemi che ce l'ho. 10 lana rossa, 8 lana nera. Lana gialla 61. Saranno sufficienti? Penso, mi auguro di sì. Buono, dai, andiamo su. Che sta diventando notte. Però ci voglio andare. No, il carrello, non ci posso andare col carrello, vaffanculo. Saliremo così, piano piano. Andiamo anche a letto e poi costruiamo la gallina, che sarà una cosa epica.